Oggi non ho voglia neanche di fare la copertina, ragazzi. Oggi veramente sto morendo dalle risate da quando ho aperto gli occhi. Scusate, la copertina già parla da sola, ragazzi. Io quando dico che la Gazzetta dello Sport è la Gazzetta, al posto di essere rosa dovrebbe essere nero-azzurra, questi sono i risultati. Questi sono i risultati. La copertina lì. Madonna mia. Cos'è che è successo? L'Inter ha già siglato l'accordo per fare lo stadio per i cazzi suoi ad Assago. Ha già firmato l'accordo. Si sta già costruendo, eh? Si sta già costruendo, lo stadio a breve è pronto. Ma Madonna mia, ma che stronzate che scrivete su quei giornali. Ma dovreste essere bannati, dovreste essere censurati. Censurati. Non ho neanche salutato, ragazzi, scusate. Ciao a tutti. Adesso voglio ancora parlare di questa roba qui. Intanto voi continuate a iscrivervi al canale mio, soprattutto, e anche quello di Domebet e Capoccia Rossonera ieri in una live bellissima. Sono veramente, veramente contento di aver conosciuto queste due persone nel giro di un mese. Ragazzi, abbiamo un gruppo su WhatsApp e già parliamo di robe molto, molto anche intime, cioè di robe confidenziali, quindi sono veramente molto contento. Non me lo sarei mai aspettato io da quando ho aperto il canale di conoscere gente sul web, su YouTube. Una live bellissima, mi è stato detto anche che comunque è stata abbastanza seguita. Continuate a seguire l'Angolo Rossonero perché ogni settimana portiamo novità, portiamo notizie, ci facciamo risate, curiosità, parliamo veramente di qualsiasi cosa, di mercato, quello che volete. Quindi quando facciamo questo angolo rossonero dovrete essere sempre di più, sempre di più. Ci siamo creati il nostro salotto, piano piano andremo a salire, sono veramente, veramente felice. E niente, mi viene da ridere, perché come faccio a non ridere io? Cioè, come faccio a non ridere leggendo queste cose, le prime pagine. Cioè, si sta parlando il Milan che si vuole staccare da questi qua perché a furia di aspettare, aspettare, aspettare. Volevano fare lo stadio insieme a noi. Perché loro, comunque, da solo, secondo me, non possono fare niente. Si possono fare lo stadio. Allora, qua dietro c'è un oratorio di cui io giocavo da piccolino. Lo stadio dei Lancieri, a sedere. Si chiama Lancieri la squadra. 3-4 posti. Forse quello stadio lì se lo possono creare, se lo possono comprare. Ma che cosa cazzo scrivete, ragazzi? Su questi giornali non potete scrivere qualsiasi cosa, questa è disinformazione. Il Milan sta aspettando all'infinito l'Inter. Poi cioè, ieri si è capito che il Milan vuole lasciare tutto, si vuole fare lo stadio per i cazzi suoi. Esce questa comunicazione che il Milan vuole farsi lo stadio per i cazzi suoi, come dice Antonello. Oggi, prima pagina, l'Inter ha già scelto, ha già siglato l'accordo ad Assago. Ma voi non vi vergognate a scrivere robe del genere? Gazzetta di sto grandissima minchia. Voi siete la Gazzetta dell'Inter, non siete dello sport, siete la Gazzetta dell'Inter, la Gazzetta nero-azzurra. Ma con quali cazzo di soldi se lo fa lo stadio da solo l'Inter? Oh, svegliatevi, basta scrivere merda sui giornali, basta. Che cazzo si fanno da solo questi qua? Cosa possono farsi? Uno stadio da 800, 900, 1 miliardo di euro. E questi fanno fatica a riscattare Acerbi a 2 milioni. Oh, svegliatevi, e voi che comprate e leggete queste porcherie. Non comprate più i giornali. Non li comprate più. Vi pigliano per il culo. Loro mettono la prima pagina così, chissà come mai. Chissà come mai mettono Inter già siglato l'accordo ad Assago. Cioè, di questa zona qui non se ne è mai parlato. Oggi l'Inter ha firmato l'accordo per farsi lo stadio per i cazzi suoi. Quindi il Milan, adesso da che doveva fare lo stadio per prima, adesso non lo farà più. Si terrà a San Siro, adesso sicuro. Domani uscirà questa notizia, io già lo so. Il Milan opterà per rimanere a San Siro mentre l'Inter andrà ad Assago. Ma andatevene a fanculo con tutto il cuore, va. Ma andatevene a cagare. Cosa devono fare questi qua? Lo stadio dei Lancieri si possono comprare. 3-4 posti a sedere. Ma cosa state dicendo? Ma cosa state dicendo? Mamma mia, ma ragazzi, ma c'è un limite a tutto. Ma non potete scrivere queste cose qui. Cioè, e io spero che veramente ci siano degli interisti che a queste cose qua non ci credono. Perché veramente mi dispiace per loro.
Mi dispiace per loro. Io auguro che questa città abbia due stadi, perché io non voglio più condividere. Da quando sono nato, il Milan condivide lo stadio con l'Inter, ma quello è lo stadio nostro, costruito da Pirelli, che era il presidente del Milan. E come dicevo ieri nell'altro video, voi da sempre, come al solito, vi incucchiate sempre. Fatevi, io ve lo auguro di farvelo lo stadio vostro. Ve lo auguro veramente ad Assago, a Rozzano, a Cinisello no, perché per l'amor di Dio avere uno stadio nella città in cui vivo dell'Inter sarebbe per me veramente, sarebbe veramente... Non lo so, sto male solo all'idea, anche se comunque qua a Cinisello stadi non se ne possono fare ovviamente. Andate dove volete, fatevi lo stadio, però non venite a raccontarci minchiate. Giornalisti di sta grandissima coppola di minchia, non venite a raccontarci minchiate, perché questi qua fanno fatica a riscattare Acerbi a 2 milioni e da un giorno all'altro così, accordo siglato, si va da Sago. Ma andate a fanculo, dai, andate a fare in culo. L'altra metà pagina che vedete c'è Leao. Mi dispiace soltanto che in copertina ci dovrò mettere Inzaghi, non lo voglio cancellare, perché quella è la prima pagina, devono vedere tutti la merda di disinformazione che fate. E l'altro è il discorso del rinnovo di Leao. Ragazzi, io lo sapete, poi dopo quando mi scaldo io le parolacce le dico, cioè ve l'ho sempre detto, scusatemi, ma io non riesco a essere finto, non riesco a essere amico di tutti, democristiano. Quando devo dire vai a fanculo, cazzo, io lo dico, cioè scusatemi, non penso sia uno scandalo. Le parolacce si possono dire su YouTube, quindi io chiedo scusa se qualcuno magari si può offendere, ma non è per questo perché io non dirò mai più parolacce. Però queste cose qua mi fanno proprio incazzare. Rinnovo di Leao, come dicevo in tanti video fa, io devo dire che questa volta ho criticato tantissimo la mia società. Allora, partiamo dal presupposto, allora, di questa società qui e del Milan non gliene frega un cazzo. Vuole spillarci più soldi possibili a noi tifosi del Milan. Io penso che se io vado da Cardinale e gli chiedo tre giocatori del Milan, lui non mi sa rispondere, penso io. Però devo dire una cosa, io ho criticato per il fatto di Donnarumma che non l'ha rinnovato, per il fatto di che poi dopo ci abbiamo guadagnato con Donnarumma al cambio con Maignan. Su Çalhanoğlu no, perché io veramente giuro, quando era al Milan io l'ho sempre definito un bidone, è un bidone di merda Çalhanoğlu. Proprio quello per cui lo insulto sempre quando vado allo stadio, perché è passato dall'altra parte ed è giusto che sia così. È giusto che sia così. Çalhanoğlu non lo conto neanche. Che sì, ho criticato tantissimo. Romagnoli ho criticato tantissimo la scelta della società. Però se non dovessimo rinnovare Leao, perché questo vuole 8 milioni di anno, 8 milioni l'anno se gli bastano. Secondo me le vuole anche di più. In più vuole che gli paghiamo la multa che lui c'ha per i cazzi suoi con lo Sporting Lisbona. Io da questo punto di vista la società non la posso criticare, perché io ti do 8 milioni di euro e secondo me la società fa di tutto per pagare 8 milioni di euro a Leao. Però gli ha anche detto, senti, io con la tua multa non ci centro un cazzo e non ci voglio centrare un cazzo. Io ti do 8 milioni di euro l'anno, ma la multa te la paghi tu, con i soldi che ti do io, tra l'altro. Ma io soldi da solo allo Sporting Lisbona non te li do. Quindi se quest'anno, secondo me è già tardi, perché comunque è arrivato a un anno della scadenza, se si viene a rompere qualche rapporto, questo qua è capace che arriva, fa come Skriniar. Questo qua fa tale quale Skriniar. Ed è capace, perché Leao del Milan, ragazzi, questi non sono giocatori nati in Italia. Se domani prendono e vanno al Chelsea a prendere 10 milioni di euro l'anno, Chelsea tra l'altro decimo in classifica, senza farsi la Champions l'anno prossimo, questo qua ci va, tranquillamente, ci va anche a zero. Perché ormai al giorno d'oggi il calcio viene mosso soltanto da questi. Sentimenti nel calcio non ce n'è più, ok? Soltanto Teo è quello che è rimasto, che non so, ieri è stato chiesto, no, in sti giorni qua gli è stato chiesto anche vuoi chiudere la carriera, vorresti chiudere la carriera al Milan? Lui ha risposto sì. Ma sono veramente un caso su 100. Quindi, se Leao viene ceduto quest'anno, a patto che si fanno soldi, a patto che quei soldi vengano reinvestiti poi sul mercato, io sono favorevole. Sono favorevole. Non esiste. Io, i cazzi tuoi, la multa, non si sta parlando di 20-30 euro. Io prendo una multa mentre guido, 30 euro di multa, che cazzo ne so, perché non c'ho la cintura? Vado da mia madre, ma pagamela tu. Mia madre mi diceva, ma bello, ma che cazzo vuoi? Stavi guidando te, la macchina ce l'hai tu, pagati tu la multa. E si sta parlando di 20 euro. Cioè, e questo qua va a chiedere che il Milan gli paghi la multa che ha per i cavoli suoi,
allo Sporting, ragazzi, no, 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 ed è giusto che sia così. E Leao, come dicevo io nel primo video di YouTube, quando feci video su YouTube, Leao sarà venduto e così finirà, perché io, cazzi tuoi, non te li pago, non te li pago, vai da chi te li paga, però non ti fai la Champions, ti prendi 20 milioni di euro l'anno e non ti fai la Champions e non ti fai le coppe. Perché coppe quest'anno farà fatica il Chelsea a qualificarsi, eh? È a metà classifica in Premier League con quel po' di squadra che hanno fatto a gennaio, cioè hanno speso 600 milioni di euro. Madueke, Badiashile, Mudryk, Enzo Fernandez, Fofana, poi non me li ricordo, talmente li hanno comprati che non me li ricordo. Quindi finiamo queste pagliacciate, per favore. Sono stato un video dove narro di due pagliacciate. Vi chiedo scusa se ho usato parolacce. Non riesco a non dirle, ragazzi, in questo caso. Continuate a iscrivervi al canale, ragazzi. La copertina è proprio la prima pagina della Gazzetta dello Sport, non mi interessa niente. Vi saluto a tutti, un bacio. E ricordatevi che forse il video sul Fantacalcio uscirà domani, non sono riuscito a prepararlo perché ho i lavori a casa. E probabilmente uscirà domani. Ciao a tutti, ragazzi.